È con me Nadia Stacchiotti. Ciao, ben trovata. Buon Grazie, pomeriggio. Ciao a tutti. Buon sabato. Allora, altri racconti di Marche, perché c'è un racconti di Marche di cui Nadia ha parlato già qua su Radiolinea qualche anno fa. Sì. E vuol dire che insomma ci sono le Marche raccontate, ma c'è tanto da dire nelle Marche, perché già ci sono due volumi. Uno pensa alle Marche, vabbè, ma uno che cosa c'ha da dire delle Marche? Invece no. Invece è importante. C'è tanta roba, anche qualcuna un pochino più piccola, e secondo me poi questo è il bello, no? Di andare, dico sempre, uscire di casa e capire che c'è un sacco di cose da vedere. Ok, allora altri racconti di Marche naturalmente immagino che si rivolga a tutti, quindi non soltanto a quelli che sono i turisti che arrivano qua, ma anche a quelli che sono marchigiani, che conoscono veramente pochissimo, tant'è che nella chiacchierata che ci siamo fatte fino adesso mi hai parlato di alcune cose che io non sapevo nemmeno e sono marchigiana. Per esempio tutti i luoghi che sono sottoterra. Uno dice vabbè, ma sottoterra ci saranno le grotte di Frassassi, invece no. Eh sì, allora questa è una classifica, quella dei luoghi ipogei, quindi luoghi che sono sottoterra, molto particolare. Sì. Perché diciamo che le Marche sono tanto belle sopra, ma in realtà anche sotto hanno una bellissima storia da raccontare. Quindi ho trovato 10 luoghi ipogei da potervi, che sono visitabili ovviamente, e alcuni più famosi magari come le grotte di Camerano, le grotte di Osimo, altri forse un pochino meno, che raccontano tanto di quello che c'era sopra, ma in una maniera inaspettata anche andando nel sottoterra. È chiaro. E poi come dicevi tu ci sono delle classifiche, quindi tu fai la tua classifica e dai i voti, no? Tendenzialmente ai posti anche riferiti, no? A determinate situazioni. Poi però il lettore, presa in mano, no? Questa stessa classifica può magari ribaltare il risultato, come normalmente si fa adesso anche nei programmi televisivi. Sì, ovviamente questo è uno spunto, no? Narrativo, come si dice, no? Raccontare qualcosa prendendo 10 elementi di luoghi ipogei, street art, luoghi instagrammabili, però sono i miei luoghi, quelli che io penso che siano degni di classifica. Non è detto che non ce ne siano altri, e quindi lascio alla fine il lettore la possibilità di partire magari dallo spunto che do io e andare a scoprire anche lui la regione, le Marche, e trovare altri luoghi che secondo lui sono da classifica. Ok, e perché poi qui ci sono tante cose che parlano proprio delle Marche, le rocche più belle, quindi in questo caso i borghi, è una sfida tra borghi, oppure i ponti più belli, o ancora le porte di accesso delle città, insomma quello che sì. Sono luoghi storici. Se ci pensiamo alla fine l'arco, non sono tutti archi, però sono quelli che ci danno il benvenuto quando noi andiamo in città. In realtà nei tempi passati non erano per dare il benvenuto, ma erano per chiudere esatto, le città, quindi esatto. Non era tutto una cosa di benvenuto. Ora invece sono un po', come dire, il biglietto da visita di una città. Ce ne sono molti interessanti, da te che il primo che ho messo è l'Arco Augusto di Fano, che quindi è un arco che ha molti secoli, sì. Anzi millenni alle spalle, fino a quelli medievali, e quindi è un modo anche per scoprire piccoli borghi che hanno, ci sono un sacco di foto, quindi ognuno vede la foto, delle porte d'ingresso veramente strane e particolari. Sì. Allora qui si va anche alle passeggiate, ci sono le passeggiate da fare e poi c'è le Marche da bere. Attenzione, perché nelle Marche da bere ci sono i vini, i liquori, tutte quante le cose che magari costituiscono un po' anche quella che è la nostra cultura, perché la cultura di un posto è sì bellezze architettoniche, come dicevamo prima, ma anche quello che si mangia e si beve. Allora, qui devo dire che nel primo libro, Racconti di Marche, avevo messo la classifica sulle cose da mangiare, e devo dire che in tutte le presentazioni fatte era la classifica in cui le persone poi si scannavano, perché in cui anche ho ricevuto degli insulti. Vero? Del tipo, sì, ma perché non ci hai messo questo? Perché hai usato mettere quest'altra cosa? Scherzando ovviamente, però è stata sempre un po' la classifica più accesa, perché ognuno tiene al proprio specialità. Sì. Vabbè, è chiaro. Bello. Vabbè, sì, capire, certo. Poi delle specialità che sono talmente piccole, io sinceramente a quelle non avevo neanche assaggiate, perché magari erano veramente di piccolo borgo e non più diffuse. In questo secondo libro ho voluto mettere le cose da bere, ovviamente ci sono i vini, ma non sono solamente i vini, perché altrimenti solamente tutti i vari tipologie di doc. Esatto. E ho cercato di mettere anche altre cose, ma anche qui conosciute e meno conosciute. Ovviamente c'è il vino di Viciola, c'è il vino cotto, che è con le castagne ovviamente oggi questa mattina. Allora però ci ho voluto mettere anche un'altra cosa particolare, che esempio è l'acqua. Sia perché c'è l'acqua dei Sibillini o anche altre acque minerali che si possono bere, ma anche perché poi l'acqua lì, ho messo simbolicamente la foto di Visso, perché Visso è un paese che è una foto di prima del terremoto. Sì.
per un po' omaggiare questo elemento così importante che in alcuni luoghi poi diventa anche un luogo caratteristico e di architettura, diciamo. Nadia, resta qui perché tra poco torniamo a parlare delle Marche. Lab, lo spazio delle idee, con Beatrice Silenzi. E torniamo a fare due chiacchiere con Nadia Stacchiotti, altri racconti di Marche, con queste classifiche per continuare a scoprire, no, la regione Marche, e c'è anche un racconti di Marche in prima versione, e queste sono altre classifiche. Oh, naturalmente questo significa che dovete avere tutti e due i libri, perché se no, insomma, no, è chiaro, bene. No, detto questo però, tu ed io prima parlavamo dei borghi, di quanto è importante, no, facevi proprio riferimento alla acqua, Visso e alle nostre zone, soprattutto dell'entroterra che sono state colpite dal terremoto, e c'è da dire che insomma la situazione sembra essere paralizzata. Magari un libro come questo può servire anche a dare una spinta ulteriore, secondo te? Io lo spero, ovviamente è un piccolo contributo, poi ci sono tante altre cose che vanno fatte. Diciamo che da quando c'è stato il terremoto, io anche con altri amici blogger, noi tutti gli anni abbiamo cercato di dare una mano in visibilità con quello che potevamo dare a tutte le zone colpite dal sisma, perché lì avevamo tantissimi amici, tantissime strutture ricettive, ristoratori, amministrazioni che conoscevamo, sì. E quindi abbiamo cercato con la nostra visibilità dei canali social che avevamo di raccontarle, ma raccontandole non facendo vedere le macerie, le cose brutte, ma facendo vedere le cose belle che ancora quei luoghi avevano, e dandole una mano a, come dire, a risollevarsi. Quindi anche in questo libro c'è tanto dei sibillini e delle zone interne che, a mio avviso, io questo fin da prima che questi borghi sono diventati per fortuna qualcosa di bello, no, e di valorizzante. 15 anni fa non era così, se ci pensate, anche chi ci ascolta, andare in giro per i paesini piccoli era un po', non dico sfigati, però un po' così, chi ci andava? Uno dice, no? Vabbè, che cosa fai questo sabato? Questa, ma che vado a fare? Questa invece, domenica pomeriggio, invece di andare a fare due passi a vederti dei negozi mare, o al, no, centro commerciale, perché dobbiamo andare nei paesini? Invece no. Anche 15 anni fa facevamo così e dicevo, ma forse questi borghi hanno qualcosa da raccontare, sono belli anche a novembre, che non è proprio il mese in cui mare. Beh, proprio sì, non è proprio un mese ideale. Per ancora nebbia, fare... sì. E quindi sì, un po' è nato lì la passione di raccontare le Marche. C'è che... da dire che però i borghi, per esempio, a mio parere, magari non vivono tanto, anche perché gli stessi abitanti forse o sono pochi o forse magari, come dici tu, la domenica pomeriggio, cioè tu entri in un borgo qualsiasi marchigiano e non incontri magari nessuno nel tuo momento di visita. Ci sarà anche un motivo, cioè sono stati anche un po' spopolati, no? Sì, ovviamente sono cose complicate, per dire, in questo libro c'è un paese che ho conosciuto giusto perché mi serviva una fontana da mettere nella classifica delle fontane, ho messo Cerreto d'Esi, che sì, dire, dove sta Cerreto d'Esi? Provincia di Ancona. Sì, ma è una Fabriano, che... è quasi al confine, sì, anche certo. Cerreto d'Esi poi entra nel cratere del... Sì. È bellissimo, ha questo ingresso particolare con una rampa, poi ha una torre cilindrica pendente, quindi non c'è solamente la torre di Pisa, diciamolo, ecco. E oltre questa fontana che poi ho messo nel libro con dei tritoni, con dei delfini, ed è molto bella, però ovviamente ero solamente io e qualche gatto, sempre molto instagrammabile, capito, sì, per carità, però quindi ecco, io spero che magari l'invito è questo qua, di prendere il libro a caso, aprire e dire ok, oggi dove possiamo andare? Andiamo a Cerreto d'Esi, anche perché poi molti di questi posti ho messo, come ti dicevo prima mentre chiacchieravamo, ho messo anche il suggerimento del posto dove mangiare. Lì si trova quindi il ristorante sia dallo chef stellato, cioè ovviamente Senigallia, sia al porchettaro. Sì, porchettaro. E o pizzerie o pasticcerie, quindi dei luoghi dove si mangia bene, ma di tutte le fasce. Quindi è anche un modo per dire ok, cosa facciamo questa domenica? Magari apriamo a caso il libro, quindi prendete il libro. Esatto. E andiamo a vedere che cosa si può fare in un posto che magari può essere vicino, anche vicino casa, o magari più lontano, e che uno non sapeva che nascondeva questo piccolo tesoro. Bene, altri racconti di Marche, edito Giaconi. Grazie a Nadia Stacchiotti per essere stata con me, e naturalmente io ti aspetto, perché poi quando si parla di Marche si parla di borghi, poi adesso arriviamo a Natale, si parlerà di cibo, vino cotto e quant'altro, e quindi sono sempre cose che ci fanno piacere. Grazie. Grazie a te. Ciao.